Una soddisfazione per Cagnano, una soddisfazione per la Pegaso, un modo in più per conoscere Cagnano, per far conoscere le bellezze di Cagnano e anche i prodotti tipici. C'era il riferimento prima al caciocavallo, un prodotto di Cagnano, un modo in più per, come dire, far conoscere, per divulgare Cagnano. Le cedo subito la parola. Grazie, buongiorno a tutti, buona Domenica delle Palme a tutti quanti. E parlare sarebbe anche di più rispetto a quello che poi è la giornata. I fatti sono quelli che contano. Ho parlato con tante persone che per la prima volta sono venute qui oggi, dove dopo il Covid, questo è il ritorno. Sì. È il ritorno, presidente, della Pegaso. Grazie alla Pegaso, grazie a tutti gli associati della Pegaso perché avete organizzato una bellissima manifestazione, una giornata splendida dove i ragazzi all'inizio sono stati bellissimi, hanno partecipato, hanno fatto delle gare, le mamme, i genitori, quindi e il contesto è stato unico e spettacolare. Conoscenza del territorio, io ho ascoltato, ho sentito persone che per la prima volta hanno visto, hanno guardato Cagnano, hanno visto il territorio, hanno visto anche i nostri prodotti tipici e ritorneranno e porteranno sicuramente qualcun altro. Quindi complimenti alla Pegaso, complimenti a tutte le associazioni che hanno supportato, la Fratres, la Proloco, la Protezione Civile, Comando dei Vigili, tutti quanti quelli che coloro hanno reso oggi possibile questa bellissima e importante manifestazione. Ma complimenti a tutti gli atleti, complimenti perché siete dei grandi, siete bravissimi. La cosa più bella che ho visto è il ritorno al sociale, di riconoscere, ricordare, perché è vero che è una giornata di sport, che è importante, ma è stare insieme, riconoscersi, ricordare quelli che sono stati i tempi, Certo. quindi anche quello è importante, l'ho sentito proprio tra le parole di tutti, questa cosa che nello sport è molto 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 bella. Quindi una giornata che è importante, sarà sempre importante grazie alla Pegaso. Noi ci siamo sempre, la nostra amministrazione con tre componenti ha partecipato, voglio salutarli, a Giovanni Iannone, a Giancarlo Mosca e Antonio Di Maggio, sono stati bravissimi anche loro, come il primo che è arrivato, adesso lo Sì, premieremo tra un po'. Grazie sicuramente. Ma grazie a tutti voi che siete qua, col vostro calore, con la vostra presenza e di nuovo buona giornata a tutti.